Esiste un modo per far passare le emicranie in maniera naturale, ossia senza sintesi chimica da laboratorio, ossia farmaci? Ancora meglio, esiste un modo per prevenirle? Me lo sono chiesto per anni e ci ho fatto una tesi al riguardo, collegata ovviamente al mio caso. Ricordo che un giorno, in preda alla disperazione durante un attacco emicranico, ho preso la bicicletta e sono uscito di casa, pedalando a ritmo sostenuto. Con mia sorpresa, mi sono accorto che dopo circa 20 minuti di questa attività, il dolore era praticamente sparito, che tra l'altro è anche una modalità molto particolare di sparire in questo caso. Prima di questa folle scoperta, chiamiamola così, risolvevo i miei attacchi di emicrania nel modo più lungo e doloroso. Mi chiudevo in camera, mi mettevo sul letto e provavo a dormire. Col tempo ho scoperto che la corsa veloce aveva un effetto risolutivo molto più rapido della bicicletta. Anche la cena, perché di solito le mie emicranie iniziano dopo le 3 del pomeriggio. Anche la cena ammesso che riuscivo ad arrivarci, però, perché, come molti di voi sanno, alcuni eventi di emicrania hanno anche la nausea come sintomo. La mia tesi ha avuto un percorso molto tortuoso, portandomi a scoprire molto probabilmente una deficienza di vitamina D come causa scatenante. Infatti, l'attività fisica consuma più grassi che, come sottoprodotto metabolico o di consumo, hanno il rilascio di vitamina D, che è proprio una vitamina che si accumula nel grasso. Le cene, in alcuni casi, hanno alimenti con vitamina D, ad esempio certi tipi di formaggi. Quindi capisci che grazie a quell'atto folle si possono unire dei puntini. Con percorso tortuoso a livello di tesi, intendo anche il pre-tesi, ossia visite neurologiche, allergologiche, oculistiche, tentativo di avere un appuntamento al centro Besta di Milano per circa 2 settimane, cosa che alcuni emicranici conoscono meglio di me, in quanto comunque io mi reputo fortunato perché rientro nella emicrania episodica, non cronica. Come puoi anche intuire, queste esperienze deludenti con gente che ha studiato almeno 6 anni ha decisamente danneggiato la mia percezione della categoria professionale dei medici. E qui viene una parte polemica. Secondo me, quando i pazienti diventano i medici di se stessi, come succede spesso anche su un sito di nome Reddit, la dice lunga sullo stato di preparazione di una categoria, non solo in Italia, spezzo questa lancia, diciamo, a favore. E la dice anche lunga, forse, sul dibattito sul cosiddetto numero chiuso. Ora, ti faccio vedere il percorso da un punto di vista statistico, ti prometto, molto leggero. A sinistra di questo grafico in basso vedi che abbiamo il conteggio delle emicranie e sotto il mese. Considera che questi dati partono dal 2012, quindi ben prima che io iniziassi la tesi. Osservi che gli andamenti delle emicranie dipendono dal mese, perché i mesi estivi, e questa cosa tornerà dopo, hanno meno eventi, cosa che appunto in letteratura scientifica si trova. Se noi prendiamo questo articolo, che è uno dei pochi che collega vitamina D e emicrania perché riprende uno studio, troviamo essenzialmente quello che osservi anche nel mio caso, cioè che gli eventi si manifestano più frequentemente in queste stagioni. In Italia, e questa cosa mi ha scioccato quando l'ho scoperta, oltre il 70% della popolazione ha una condizione di deficit vitaminico per quanto riguarda la vitamina D. In questo studio specifico hanno trovato il 77%, cosa che va presa un po' con le pinze perché hanno preso una popolazione sicuramente diversa. Ti invito a farmi sapere tramite commento se proverai un'analisi del sangue per la vitamina D a seguito della visione di questo video, oppure se proverai integratori. Visto che comunque il 70% della popolazione italiana ha questa deficienza, bisogna capire se l'algoritmo di YouTube mi porterà più o meno persone rispetto a quella media nazionale nei commenti. Nel primo caso, questo video avrà raggiunto il suo obiettivo. Ti saluto e ti auguro di poterti godere di più la vita con meno emicranie, che non necessariamente hanno come causa quella che ho trovato io. È un po' come il cancro, ha diverse cause, spesso molto complicate, come ho anche visto sui gruppi Facebook, dove veramente ci sono situazioni molto complicate.